Ciao a tutti raga, oggi facciamo gli American Pancake con 5 versioni diverse. In questo video troverete tutti i consigli per farli alla perfezione, soffici, fluffosi, proprio che ti invogliano a mangiarne uno dopo l'altro man mano che te li pappi. Sono tutte ricette molto semplici e che accontentano tutta la community, tutta la nostra meravigliosa community, tutta gasata che ha voglia proprio di prepararseli la mattina. Questi qua sono perfetti da fare durante la settimana, durante il weekend, a maggior ragione. Iniziamo. Prima versione, quella classica, da seguire alla lettera, mi raccomando. Non la serviamo nel modo classico questa volta, poi vedrete che ci saranno tantissime versioni diverse. Amanti del pistacchio lampone, this is your pancake. Gli ingredienti che servono sono i soliti, semplicissimi, però sono i segreti che fanno la differenza. Frase fatta e strafatta, però è la verità. Primo segreto, il buttermilk, detto un po' all'americana, non sono bravissimo, però vabbè. Ossia il latte fermentato. La maggior parte delle ricette che vedete in giro parla di latte. Con il buttermilk otterrete dei pancake ancora più buoni e soffici. Per farlo semplicissimo basterà scaldare il latte fino a fargli sfiorare il bollore. Poi lo versate in una ciotola, in una caraffa. L'importante è magari che sia di vetro. Il succo di limone, mescolate e lasciate riposare per tipo 15 minuti, poi noterete che il latte si è cagliato. Procediamo con l'impasto e ricordatevi che dopo aver visto il video trovate tutte le ricette scritte con dosi, ingredienti e procedimento sul blog. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, mescolate poco, giusto il tempo per far amalgamare gli ingredienti, altrimenti nella pastella si sviluppa il glutine e i vostri pancake saranno piuttosto pesanti e gommosi. La consistenza della pastella è questa, vedete? Non deve essere troppo liquida ma nemmeno troppo solida. Le dosi che vi do sono bilanciate per ottenere la consistenza ideale. Per farli belli regolari ricordatevi di versare la pastella dall'alto fissando un punto senza spostarvi. In questo modo il pancake si espanderà sempre di più ma risulterà bello rotondo. La fiamma deve essere medio bassa. Per farvi capire, su un'induzione che arriva a 9 state attorno a 4 e 5, giocatevela un po' così. La temperatura della padella è perfetta quando dovete aspettare un minuto e mezzo prima di girarlo. Se aspettate un po' di più o meno significherà che la padella sarà troppo calda oppure dovete aumentare un po' la fiamma. Giratelo quando in superficie sarà ancora umido e bavoso. Questo è un segreto per farlo gonfiare di più e per fargli ottenere una forma più carina. Naturalmente se ne dovete cuocere un bel po' potete usare una padella più grande e cuocerne anche 7-8 per volta. Fate la classica pila, che non serve solo per questioni estetiche ma anche per tenerli al caldo e per non fargli perdere l'umidità. Stavolta vado di crema spalmabile al pistacchio. Questa è pistacchio in purezza favolosa di Coro e noterete che in questo video compariranno altri loro prodotti perché appunto hanno deciso di collaborare per fare questi pancake spettacolari. Terminiamo con un altro ingrediente che ci sta molto bene con il pistacchio, il lampone, quindi lamponi freschi, qualche goccia di confettura e della granella di pistacchio. Seconda versione, qua profumi quasi autunnali, invernali, quindi tenetelo buono soprattutto quando farà freddo. Comunque se vi piacciono le mele e la cannella anche quando fa caldo, scegliete questa versione assolutamente. Ricorda un botto la torta di mele, solo che in questo caso è cotta in padella e soprattutto la preparate in molto meno tempo. Questi qua hanno anche un pochino di farina integrale nell'impasto, ma comunque saranno morbidissimi. La base di questa ricetta è uguale identica a quella di prima, quindi visto che prima non sono riuscito a spiegarvi gli ingredienti, qui invece ve li spiego, ok? Quindi abbiamo detto buttermilk, uovo, zucchero, pizzico di sale, scorza di limone, goccino di estratto di vaniglia, mescoliamo bene, aggiungo cannella che ci sta molto molto bene, il buttermilk e poi la farina mescolata con il lievito. In questo caso ho usato farina semi integrale, ma va benissimo miscelare quella integrale con quella bianca. Mela, io in questo caso ho usato la mela golden, la taglio a cubettini piccoli piccoli, l'aggiungo all'impasto assieme al burro fuso, mescolo ancora e poi naturalmente formo i pancake in una padella unta con un goccino di olio, tolgo il grasso in eccesso e preparo i pancake. Quindi li giro dopo un minuto e mezzo circa, guardate la sofficità, ok, nonostante ci sia della farina più ricca di fibra. E poi per guarnirli io ho pensato di fare un po' di mele spadellate con un goccino di burro, potete anche non metterlo, cannella, rum. Una volta che le mele sono morbide ma ancora consistenti sono pronte, guarnisco con un po' di crema alle noci in purezza sopra delle mele e garigli di noci spezzettati. Adesso andiamo con una versione senza uova, molto golosa, cioccolatosa, dentro dei pezzi di cioccolato. Ha! Però è molto molto soffice, anche questa veramente lo prendete, sembrerà del cotone. Banana nell'impasto, sopra una colata di goduria e scaglie di cioccolato fondente, perché noi vogliamo partire alla grande la mattina, sì, sì raga, sì. Io vi dico solo una cosa, poi veramente andiamo avanti. Se queste versioni di pancake vi stanno piacendo, mettete like a questo video per supportarlo. Grazie tantissimo.
qui abbiamo una versione vegetale. Prendiamo la banana, possibilmente matura, perché deve essere abbastanza morbida. Quindi la sbucciamo in una ciotola e la schiacciamo con una semplice forchetta, senza usare frullatori, che così non li sporchiamo. Aggiungiamo dell'acqua, latte vegetale, in questo caso di avena, ma va benissimo quello che volete. Mescoliamo, aggiungiamo pizzico di sale, estratto di vaniglia, sempre facoltativo in realtà questo, farina miscelata con il lievito, poi il cioccolato in pezzi. Li prepariamo come abbiamo fatto con tutti gli altri e guardate, si nota già la loro sofficità, ok? Sopra della crema di arachidi alle nocciole cacao strepitosa, banane, pezzi di nocciola e anche dei riccioli di cioccolato fondente. Arriviamo ad una versione forse la più sofficiosa di tutte, perché abbiamo la ricotta nell'impasto, mirtilli dentro disidratati, ma potete mettere quello che volete, anche lasciarli lisci volendo, sciroppo d'acero, sì stavolta lo mettiamo, panna montata e mirtilli freschi, cioè questi proprio i classici blueberry pancake, quelli che vedi nei film e che ti invogliono tanto. Partiamo con la regina di questa ricetta, la ricotta. Aggiungiamo l'uovo, zucchero, pizzico di sale, vaniglia e mescoliamo, ok? Dobbiamo mescolare come sempre fino a quando il composto è amalgamato. Niente buttermilk stavolta perché c'è già la ricotta che dà la sua sofficità, basterà il latte normale. Farina mescolata con il lievito, questa parte ripetuta in cui ci sono queste polveri in una ciotola e il cucchiaio che va su e giù. Burro fuso, poi sapete cosa ci mettiamo stavolta, poi potete anche non metterli, però sono buonissimi. I mirtilli che sono addolciti con del succo di mela. Se notate che il composto, magari causa la ricotta troppo densa, risulta appunto troppo compatto, aggiungete dell'acqua, va benissimo, e poi li formate. Sono sofficissimi, questi qua sono paurosi. Panna montata sopra, un po' di mirtilli e sciroppo d'acero. Buoni, 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 buoni. Arriviamo all'ultima versione che è un po' diversa perché abbiamo i fiocchi d'avena frullati, però vi assicuro che non saranno assolutamente secchi, anzi un ingrediente che poi vedrete li ammorbidirà parecchio. Si scioglieranno in bocca nonostante ha delle fibre all'interno abbastanza consistenti, fidatevi, veramente sono buonissimi questi qua. Frullatore stavolta lo usiamo, ma tanto sarà un passaggio molto veloce. Fiocchi di avena o fiocchi di cereali misti come in questo caso, li polverizziamo adesso in una ciotola assieme a cacao, lievito per dolci, pizzico di sale, mescoliamo il tutto, poi aggiungiamo i liquidi, quindi latte di avena, purea di mela fatta con semplicemente della mela cotta in padella con dell'acqua, poi quando la mela risulta spappolata o la schiacciate semplicemente con una forchetta, se volete ottenere una purea più fine frullatela. Sciroppo d'acero in aggiunta, estratto di vaniglia, mescoliamo e poi la pastella è pronta. Anzi no, scherzo, olio di cocco, oppure va benissimo anche l'olio di semi, però l'olio di cocco gli dà quel gustino di cocco, quel profumino che con il cacao spacca tantissimo. Saranno un pochino più delicati, noterete nel maneggiarli, però comunque non sono complicati da fare, eh. Resterete senza parole per la loro sofficità, perché sembreranno compatti e asciutti e invece no, vi stupiranno. Idea di farcitura: yogurt greco, fragole fresche, confettura e foglia di menta, e si vola tantissimo. Siamo arrivati alla fine, sperando di non avervi deluso con queste versioni. Io le ho trovate veramente pazzesche, una più dell'altra. Cioè, partendo a mangiare il primo e arrivando all'ultimo, non saprei veramente quale scegliere. Forse, se devo proprio scegliere la versione che mi piace di più, è quella ai mirtilli, ma perché è il mio frutto preferito, quindi per forza uno tra tutti si distingue come preferito, però fidatevi che meritano tutti. Magari attraverso un commento fatemi sapere la versione che amate di più, quella che vi interessa di più o quantomeno quella che vorreste provare prima di tutte ci sarà. Se li fate, mi raccomando, farli, anzi taggatemi su Instagram o su Facebook. Su Instagram sapete che trovate anche altre ricette che insomma qua su YouTube non pubblico. Ringrazio come sempre gli amici di Coro per aver collaborato in questo video, meravigliosi loro con dei prodotti stupendi. Il codice sconto è ZAMBICORO5 per avere il 5% sul loro shop e sappiate che quando entrate sul sito, no, e vedete dei prodotti che sono riportati con delle immagini amatoriali, significa che sono nuovi, quindi se ne acquistate almeno uno di questi avete anche la spedizione gratis. Vi lascio altri due video qua se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e, come vi dicevo all'inizio video, trovare le ricette scritte con tutte le dosi, ingredienti e procedimento. Noi come sempre, raga, ci vediamo presto, cercherò di essere più costante. Purtroppo ci sono dei periodi sempre un po' incasinati e comunque far video da soli non è sempre molto facile, però sapete che quando posso io ci sono e cerco di pubblicare un video anche qua. Vi mando un bacio enormissimo,